A Gigina piace abbondare con lo zucchero. Netta preferisce il retrogusto amaro del tè. Per tutto il resto sono in completa armonia. Il servizio oggi lo hanno scelto insieme. Ha dipinta la C di Campiglio, cognome di Nene, migliore amico prima ancora che marito o cognato. Come fate a non litigare mai? È un mistero. Siamo a Milano intorno ai primi anni del 1930, 31, 32 e c'è una macchina che sta girando per la città dopo una serata a teatro. All'interno ci sono il guidatore Angelo Campiglio, la moglie di Angelo Gigina Necchi, la sorella di Gigina Nedda Necchi. Nella nebbia intravedono un cartello "Vendesi". Si innamorano di questo angolo perché è una zona molto verde e quindi si presentano in qualche modo in società a Milano e si presentano con questo appezzamento su cui devono costruire la loro casa e trovano che Piero Portaluppi era la risposta alla loro ricerca di un architetto di grido, quello che oggi chiamiamo un archistar. Il cristallo di alta qualità, incontrando un suo simile, tintinna in un modo tutto particolare. Ecco Angelo, finalmente. La tavola sembra imbandita per magia. Si preannuncia una sinfonia di brindisi. La cortesia è l'ingrediente segreto del piccione in agrodolce e delle castagne al caramello. Ogni ospite è scelto con cura. Ai balli con centinaia di invitati, i Necchi Campiglio preferiscono l'intimità di 10 persone. Questa sera c'è anche la principessa di Savoia. È mancata molto, come ogni volta che la sua camera è vuota. Se nobiltà di sangue e nobiltà d'animo sono legate, tra i reali, le sorelle sono al posto giusto. I Necchi Campiglio erano monarchici, lo sono sempre stati, leali alla famiglia Savoia e sicuramente c'era un'amicizia forte tra queste due famiglie. In particolare poi hanno preso a protezione quasi la figlia di Umberto, Maria Gabriella. Diventa un'amica e una figlia adottiva, per cui per molti anni lei frequenta la casa di Milano. Infatti qua un po' alla volta avrà addirittura un suo piccolo appartamentino, quasi una zona riservata proprio alla principessa con la sua camera da letto e il suo bagno. Lei stessa ha ancora un ricordo piacevolissimo di quella che era diventata quasi una sua seconda famiglia. Tredici carte a testa, distribuite in senso orario. Solo il bridge può separare le sorelle. Gigina e Angelo contro Nedda e Maria Gabriella. Nessuno accetta la sconfitta e dal divano il gatto non sa per chi tifare. Gli uomini con il sigaro, le donne con le sigarette sottili. La stanza è avvolta da una coltre di fumo, così la marchesa può riposare gli occhi senza essere scoperta. A questo tavolo ci si siede per digerire e gli sconfitti vogliono la rivincita come scusa per trattenersi ancora, fino al primo sbadiglio contagioso. La vasca è colma fino all'orlo. Bisogna stare attenti a entrare, altrimenti l'acqua schizza tutta in giro. Una manciata di sali da bagno e il corpo si rilassa. Il pensiero è libero di vagare dove vuole. Nedda aspettava questo momento da ore. A volte ha bisogno di stare sola. Si asciuga e si pettina i capelli per sistemare la sua testa complicata. Ne estrae i pensieri più moderni che attraversano lo specchio e volano alla sua collezione d'arte. Anche Gigina si prepara per la notte. Ripone il brillante invidiato da tutte le amiche e sfila il fermaglio di tartaruga.
Un colpo di spazzola per Angelo e uno per sé. Spruzza fantasia di stelle sulla camicia da notte. Quel tanto che basta per fare sogni sereni. Avendo vissuto insieme tutta la vita, le due sorelle, con la simbiosi che avevano creato, hanno anche una similitudine di carattere, senza dubbio. Sono tutte e due molto accoglienti, però anche riservate, discrete. Gigina è forse quella più pacifica. Alla fine Gigina, quando ha mangiato bene, ha giocato a carte, ha visto le sue amiche, ha fatto i suoi acquisti, è appagata dalla vita. Invece Nedda sembra una persona un pochino più curiosa, si interessa anche di arte contemporanea, frequenta gli artisti milanesi e le gallerie dell'epoca, quindi la vediamo alle mostre, alla Galleria del Miglione, da Schwarz, e un po' alla volta compone una sua piccola collezione tra l'indifferenza o l'incomprensione del resto della famiglia. Nedda nella sua stanza vola tra le nuvole in cerca dell'aviatore che ha amato e che ha perso. Non si può continuare a sognare per sempre. La luce sgorga dalle finestre, dissolve la fantasia. Si ritrova nella stanza tra le sue amate opere. Una lieve, dolce malinconia la cullerà tutto il giorno. Gigina apre gli occhi con il cuscino di Nene accanto. Il letto matrimoniale è troppo grande per lei sola. La sorpresa che accade ogni mattina non stanca mai. È Nedda che si intrufola nella sua camera. Perché non ce ne andiamo io qui? Parigi, Barcellona, il Cairo, Silon. Tornano un po' bambine quando si tratta di progettare una vacanza. Per Nene, al piano di sotto, è una giornata densa di lavoro. Nel suo studio risponde paziente ad ognuno. La NECA è una grande azienda, i conti vanno tenuti sott'occhio e i brevetti sotto chiave in memoria di Ambrogio, il padre delle sorelle. Ma ogni tanto la sua mente vola altrove, ha una battuta di caccia con amici, che sia con i soci in affari o con il principe Filippo di Edimburgo. Chi l'ha detto che gli imprenditori non sanno divertirsi? Ci siamo molto chiesti come mai Nedda, che pure era una persona vivace, spigliata e brillante anche, non avesse avuto un compagno. Secondo il racconto di una conoscente di famiglia, aveva avuto una storia d'amore o comunque un pretendente molto appassionato che le mandava grandi mazzi di rose e che era un astro dell'aviazione e che aveva combattuto durante la prima guerra mondiale, che però poi è morto giovane. Non si sa se questa fosse una storia corrisposta o meno, ma questa era quella che aveva un po' segnato la sua esistenza. In questa casa hanno sempre vissuto loro tre, le due sorelle Necchi con Angelo Campiglio. Purtroppo la coppia aveva tentato di avere dei figli, ma senza successo. Sicuramente gran parte del loro amore e delle loro attenzioni si sono riversate non solo sui gatti, ma soprattutto su questa casa. È mezzogiorno, è ora di alzarsi. La giornata deve iniziare, altrimenti è solo un ricordo. Un corridoio di porte chiuse tutte uguali. L'ospite indesiderato non distinguerà le camere dagli armadi. Solo la guardarobiera conosce il posto di ogni cosa e ciò di cui hanno bisogno le sorelle per le serate alla Scala o per affrontare il freddo di Milano. Gucci ed Hermès per le borsette, il caro amico Dior per i foulard, cappucce e ferragamo per le calzature,
Le scarpe devono avere un certo tacco per vedere le cose dalla giusta prospettiva. Angelo, in quanto a stile, non è da meno. In cravatta e doppio petto per ricevere gli amici in piscina. Hanno fatto un voto infrangibile. Per tutta la vita impeccabili in società, seguendo la moda attraverso i decenni. I bambini e le mamme del vicinato fremono per entrare. Bisogna aprire i cancelli. Qui chiunque è il benvenuto. Non si è mai troppo piccoli per un tuffo in piscina, non si è mai troppo grandi per una partita a nascondino. Solo la servitù non è invitata al gioco del pomeriggio. Non sembra nemmeno di stare a Milano. Gli alberi secolari creano uno scudo. Solo una volta la realtà è entrata in questo giardino, quando i fascisti mi hanno confiscato. Ma le sorelle hanno preferito bruciare gli archivi nascosti in soffitta e sono tornati i pomeriggi in campagna, col succo di lampone tra i gladioli e le begonie. Ma non basta una vita per raccontare una vita. La famiglia Necchi Campiglio era amica di Giulia Maria Crespi, che è stata la fondatrice e la presidente del FAI per moltissimi anni. Quando decidono di lasciare la loro villa al FAI, convocano la loro amica Giulia Maria Crespi in questa casa, viene accolta da Gigina Necchi e che in un momento proprio di confidenza le dice: io ho in mente di donare questa casa al FAI, ma tu mi devi promettere proprio solennemente che terrai e proteggerai, difenderai questa casa come se fosse tua. E allora la signora Crespi, che naturalmente oltre a essere un suo modo di vivere, quello di tutelare le case, ne aveva fatto quasi una professione con il FAI, dice: lo prometto, lo giuro. E da allora è sotto gli occhi di tutti il fatto che questa casa è ancora la casa delle sorelle Necchi ed è ancora tenuta come se le proprietarie fossero appena uscite di casa. Sono passati gli anni e sono passati i decenni. I quadri sono stati spostati, certi mobili cambiati. Qualcuno ha spento la televisione per sempre. Una camera da letto è adesso un salotto. Invece, a guardare bene, le Gigine sono ancora qui, con Nene e tutti coloro che vi hanno abitato. Nessuno si è allontanato di un metro da questi spazi, dai passatempi di un giorno qualunque. Non c'è una ruga sui volti, perché chi sorride non può invecchiare. Le mie porte sono aperte. Ogni giorno verranno nuovi amici.